Palla al piede, Foggia, non è buono per il sinistro di Cantoro, che porta in vantaggio il Foggia, l'argentino Cantoro, 1-0, incredibile al San Paolo. Turbato, ha potuto calciare in porta, è stato bravissimo, qui lo rivediamo, ha avuto tutto il tempo per controllare, calciare in porta, e poi Jez è stato anche abbastanza sfortunato perché la palla gli era rimbalzata davanti. Il gol del Foggia, centrocampo tra Romito e Giubilato, attenzione però la reazione del Napoli, con Fontana, il sinistro, il pareggio! Napoli, metri. È andato vicino alla telecamera Fontana regalando un messaggio che magari poi cercheremo di interpretare e decifrare. Un gol fantastico di Fontana, gol sinistro. Attenzione al francesino, incubo del Napoli, pallone dentro, posizione regolare per Cantoro, ancora in aria il gol di Cantoro, incredibile a San Paolo. Nuovolini, Massimo, eccolo qua, perché Jez sta ancora protestando, adesso è andato anche Maldonado a protestare con il guardalinea, insomma non ha convinto la posizione di Cantoro in occasione del raddoppio del Foggia. Naturalmente queste sono immagini molto strette che ci impediscono di vedere, di avere una visuale. Cosa? Di testa ancora per Pia. Pia può puntare sul diretto avversario, ancora Pia, cerca il numero, Pia in area di rigore, Pia finisce a terra, calcio di rigore per i Napoli, calcio di rigore per... dato l'opportunità di Pia di trovarsi uno contro uno, e Pia in questo frangente ha trovato rigore netto, ha cercato calcio di rigore, lo batte Fontana perché Calaiò naturalmente non c'è. Fontana contro Marrocco, la rincorsa di Fontana, la parata col piede di Marrocco, Pia, Pia al sinistro, il pareggio di Napoli, Pia, proprio il brasiliano è entrato, grande freddezza, ha battuto Marrocco. 4 gol in 34 minuti, Massimo Golini. Allora, innanzitutto vi racconto che è stata l'eccessiva esultanza, e poi sono continuate per qualche istante le proteste del Foggia, che dei giocatori del Foggia che lamentavano un fallo di Pia.